Sono il conte di Montecristo, ma i miei amici mi chiamano Edmond Dantès. Dantès. Slegatelo prima che non possa più parlare. Lascia, ragazzo, così è troppo caldo. Mio caro Villefort, spero non vi dispiaccia se sto qui con voi per un po'. Vostra grazia, non vi aspettavo. Volevo ringraziarvi di persona per avermi aiutato in quella faccenda. Ah, sì, certo, io ho già dato tutte le disposizioni. Non ci sarà alcun problema da parte nostra. Ottimo. Credo che questo potrebbe essere l'inizio di un fruttuoso rapporto d'affari. A proposito, posso farvi una domanda? Sì, naturalmente. Sarei curioso di sapere perché 16 anni fa avete detto alla contessa Mondego che Edmond Dantès era stato giustiziato. Cosa? Non capisco di cosa stiate parlando. È una domanda semplicissima. Come sapete queste cose? Basta così, è abbastanza caldo. Voi non capite. Dantès aveva accettato una lettera da Napoleone. Alto tradimento. Ma sappiamo entrambi che non l'ha mai consegnata. Mandare un uomo in prigione sapendo questo è già sbagliato, ma dire alla sua fidanzata... Vostra grazia, non capisco perché stiamo facendo questa assurda discussione. Vedete, io mi chiedo, il mio vecchio amico Villefort, che cosa ci guadagnava dicendo a Mercedes che Edmond Dantès era morto? E la risposta è... assolutamente nulla. Come avete detto voi, nulla, quindi... Ma se il mio vecchio amico, ora procuratore capo di Parigi, non ricavava nulla dalla sua bugia, chi ci guadagnava? Mio caro conte, fa troppo caldo qui dentro e voi siete completamente vestito. Penso che sia ora di andare. L'unico possibile beneficiario era Fernando Conte di Mondello. Non vedo che abbia a che fare questo interrogatorio con il nostro rapporto d'affari. Sto appunto per dirvi. Sedete, Mondego. Io sono un uomo molto ambizioso e ho migliorato la mia posizione rastrellando bonapartisti. Ma ora che Napoleone è libero, mi trovo ad avere una spina nel fianco. Un tempo era solo irritante, adesso potrebbe essere letale. Siate letale anche voi. Il problema è di tale natura che non posso attendervi personalmente. Quindi ho una proposta per voi. Come sta vostro padre? È vivo, purtroppo. Abbiamo la stessa sfortuna. Ricordate. Perché questa porta è chiusa? Vi impongo di lasciarmi uscire da questa stanza immediatamente! Non vi siete dimostrato un amico! Vostro padre era un fedele sostenitore di Napoleone, vero? Forse coinvolto nel complotto per farlo fuggire dall'Elba. L'imperatore marcia su Parigi! Un parente scomodo per un funzionario pubblico ambizioso come voi. Ma poi morì, improvvisamente e opportunamente ucciso circa 16 anni fa. L'imperatore Napoleone. L'assassino non fu mai preso. Quanto vi siete impegnato a cercarlo? Non avete nessuna prova, nessun testimone. Sono soltanto teorie, soltanto congetture. Al contrario, ho il conte Mondego. Fernando Mondego, perché? Perché a vostro figlio mancava il coraggio. Fu Mondego a premere il grilletto, ma non lo confesserà mai. Avete ragione, non lo farebbe mai, ma l'avete fatto voi. Monsieur Villefort, siete in arresto per istigazione all'omicidio. Rammentate? Dantès.
Una cortesia per un gentiluomo. Pensavate che vi avrei reso la cosa così facile? Edmond. Credevo che la nostra conversazione si fosse conclusa nella carrozza. Anch'io. Fino a quando non hai pronunciato il nome Dantes. Un nome che non ti avevo detto. Che cosa vuoi da me? Voglio liberarmi di te. Come evidentemente tu ti sei liberato di me. Solo qualche domanda e dopo me ne andrò per sempre. Fammi queste domande. Dove sei stato? 13 anni nello Chateau d'If. E poi in tutti i posti che puoi immaginare. 13 anni nello Chateau d'If. Hai sofferto. Hai finito adesso? Ho molte cose a cui pensare. Che cosa è successo dopo? Molto. Perché non sei venuto da me? Perché non mi hai aspettato? Hai sposato proprio l'uomo che mi aveva tradito. Te l'ho detto quella sera sulla spiaggia. Rammenti. E non me lo sarei mai tolto dal dito. Ed è ancora qui. Perché? Lo sai perché? Se mai mi hai amato, non defraudarmi del mio odio. È tutto quello che ho. Liberatene, Edmond. Liberatene. Non so che piani terribili tu abbia. Ne so per quale disegno divino siamo stati costretti a vivere separati per 16 anni. Ma Dio ci ha concesso di ricominciare e non rifiutare la sua offerta. Riuscirò mai a sfuggirgli? No. Egli è in tutte le cose. Anche in un bacio. Madame... Dov'è il conte? Il conte desidera che lo incontriate nel pomeriggio. Incontrarlo? Sì. È per lasciare il paese con vostro figlio. Vi farò accompagnare a palazzo e poi mi aspetterete lì. E appena... Grazie! Sì, devo andare sì, a fare le valigie! Madame... Dov'è il conte? Di sopra, madame. Che succede? Sono rovinato. Mi hanno chiesto di parlare.